Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornate a questa puntata di Amarcord. In questa puntata risponderemo alla richiesta di alcuni lettori. Tempo fa sull'internet ci si era messi a parlare dei panzoni, quindi degli ogre, attualmente yogurts se non sbaglio, e mi ero ricordato di una cosa bellissima, cioè di un racconto comparso su White Dwarf di un po' di tempo fa. Un po' di tempo fa... In particolare parliamo del gennaio e del febbraio del 2005, 15 anni fa. Comincio a sentirmi anzianino, signori e signore. In particolare faccio riferimento a questi due White Dwarf, ma che belli. Sono andato a scavare nell'Archeotech, insieme all'Archeotech, per trovarveli, e visto che me l'avete chiesto, sono andato a prendere. In questi due White Dwarf, insieme ovviamente al lancio dei nuovi modelli dell'epoca, 2005 in questo caso, dei nostri benemati panzoni, era comparso anche un racconto molto bello che io erroneamente associavo a Porco Baratto, in realtà era una tappa di questo percorso, di questo racconto. In realtà il racconto si chiamava La strada d'Avorio. Si trattava di appunti tratti dal diario di viaggio del noto cartografo ed esploratore imperiale Reuben Kite, scritti durante un viaggio attraverso i regni degli ogri. E visto che me l'avete chiesto, vi ci ho fatto la puntata. Non credo di riuscire a fare tutto il viaggio in un'unica puntata, ahimè, però vedremo come va. La strada d'Avorio. Un diario di viaggio nei regni degli ogri. L'autore del Regno degli Ogri, Phil Kelly, verga di nuovo la pergamena per la prima puntata di un diario del noto cartografo dell'impero Reuben Kite, sul cui destino gravano più del consueto gli ogri. Raccolta di brani al diario, bla bla bla, lo ripeto la stessa cosa, non ve lo rileggo un'altra volta, quindi va bene. 12 Sigmar Zeit, dell'anno di Nostro Signore Sigmar, 2502. Se non metterò mai più piede su una barca, sarò un uomo felice. Per tutti gli dèi, il viaggio mi ha quasi ucciso. Dopo appena 3 giorni dalla partenza, ho concluso che avrei preferito camminare nudo attraverso le terre oscure che tentare nuovamente di seguire la costa a bordo di uno schooner. Credo sia un'imbarcazione. Ora lascio a chi è più ferrato di me magari dirci anche nei commenti qui sotto cosa sia uno schooner. La stiva puzzolente e ammuffita, quindi sarà un'imbarcazione probabilmente, le orribili tempeste che ci hanno fatto cadere dentro, molto bene, i beceri opportunisti figli di capra che passano per equipaggio e le razioni divorate dai vermi che non offrirei nemmeno a un ratto. Molto bene, immaginate, questo ovviamente è un personaggio imperiale, quindi non dico un borghese, ma qualcuno già di un po' più alto livello, un cartografo, comunque un'eminenza, uno che ha a che fare ma comunque magari con l'imperatore, piuttosto che quindi uno conosciuto e quindi anche danaroso, quindi immaginate uno abituato anche agli agi, no? Ok. Il tutto oltre al costante rollio del mare che ha obbligato il mio stomaco a sopportare 15 giorni di tormento. Non riuscivo nemmeno a scrivere una frase senza che la penna sgocciolasse inchiostro ovunque. E quando si dice i problemi, immaginate il vecchio mondo dove gente moriva, esplodeva, il caos, mutamenti, il problema è che ti ingocciola la penna, no? Molto bene, avete capito il tipo, no? Sembra che Bragg non sia stato infastidito a tutto ciò, ma come il giovane Ergo sia riuscito a sopravvivere all'ordalia così bene, continua a sfuggirmi. Mi assicura che ha a che fare con un baricentro basso, ma scommetto che la razza degli Halfling, potremmo definire gli Halfling per chi non li conoscesse oggi, tipo l'Umpin Galletto con la sua catapentola e i suoi galletti, tendenzialmente sarebbe una sorta di mezzuomini, tipo di Hobbit. In realtà proprio come personaggio fantasy l'Halfling probabilmente c'era anche prima, credo, degli Hobbit, non lo so, dovrei andare a vedere, però l'idea è quella, un tizio basso a cui piace mangiare un sacco con i piedi nudi e pelosi e tendenzialmente anche abile con le manine. Vi ricordate un certo Bilbo Baggins che fotteva la roba a un drago dei nani? Ok.
sia molto più resistente di quello che sembra. Ho baciato le dolci spiagge quando infine abbiamo messo all'ancora lo schooner. Talmente ero contento di stare sulla terraferma. Ancora adesso le gambe mi sembrano essere un insieme di cartilagini tenute insieme con lo sputo. Fighetta, questa è proprio una fighetta. Sarà meglio che la mappatura dei regni degli ocri mi procuri dei bei soldi per tutta questa fatica. Te vesti. E qui finisce il primo giorno. Quindi passiamo al giorno successivo. 13. Sigmarzeit. Beh, il viaggio sinora è stato sicuramente divertente. È bello trovarsi nuovamente sulla terra asciutta. Riesco di nuovo a camminare dritto. Ma il delta bruciato, che bei nomi, il vecchio mondo col delta bruciato, ci sta ricordando come si sia guadagnato il suo nome. Non so se sia dovuto all'attività vulcanica al di sotto della superficie del mondo o a tutto lo zolfo che fa puzzare il posto come l'ascella di un diavolo. O se sia un sottoprodotto industriale dei nani oscuri, quindi i nani del caos, l'epoca esisteva qui, i nani del caos, che infestano le pianure a nord. Ma le acque raggiungono quasi il punto di ebollizione. Ergo, in questo caso appunto è l'Halfling, si è malamente scottato i piccoli piedi pelosi, chiamali piccoli, quando ha tentato un veloce pediluvio nelle pungenti acque del fiume Rovina. Gli ha detto, ti vai a fare il pediluvio nelle acque del fiume Rovina. Giustamente, certo, sei in mezzo a un delirio di fumo, zolfo e cose. Mi sembra che l'Halfling, avete capito, sono personaggi abbastanza furbi e intelligenti. Almeno questo è quello che dice. Quindi forse non è così. Non è una coincidenza fortuita che possa passare i prossimi giorni appollaiato sulle stuoie sulla cima degli zaini delle guide montane? Sembra una coincidenza? Adam McEdmond? Io non credo. Lo dubito. Anche se a Bragg, questo Bragg non ci ha ancora spiegato chi è, ma per lui l'avete già intuito, il peso in più non sembra dare fastidio. Ma se per questo non lo disturbano nemmeno i fastidiosi insetti che gli ronzano attorno alla testa giorno e notte. Sembrano condividere una sorta di curiosa affinità. L'ogre, abbiamo scoperto in realtà che Bragg è quest'ogre, generalmente silenzioso, ha persino parlato all'Halfling in più di un'occasione ed è un onore che deve ancora estendere a noi meri esseri umani. 19. Sigmarzeit. Porco baratto è in vista. Come adoro porco baratto. Non vedo l'ora di avere un pasto caldo e di dormire in un letto decente. L'equipaggio si è messo a ridere quando ho detto che ero ansioso di tornare a qualcosa che si avvicinasse alla civiltà, ma non è altro che un centro di scambio maggiore. Quanto potrà essere brutto? Stiamo per scoprirlo. 20 Sigmarzeit. Porco baratto è senza dubbio la fogna più orrenda che passi per una città nella quale abbia mai messo piede durante i miei 8 anni di viaggi per il mondo. Quindi è uno che ha anche girato un po'. L'intero posto è avvolto da un manto di fumo giallo e acre che sale dal fiume Rovina, che si fa largo scivolando oltre gli edifici sorretti da pali simili a trampoli e palafitte. Ogni abitazione è orlata da schegge di vetro aguzze e da chiodi appuntiti infilati nel legno delle assi delle fondamenta e nelle travi di supporto, presumibilmente per impedire le scorrerie notturne degli gnoblar. E qui cominciamo a entrare in contatto con una sottospecie di goblin. Scopriremo poi che lo gnoblar, per chi ancora di voi non lo sapesse, accompagnava gli ogri ed è una sorta di goblin più piccolo e più debole, ma ugualmente malvagio. E in grande numero ovviamente può fare danni. Dicevo, gnoblar che infestano questa buia città. Le travi sono, quasi senza eccezione, punteggiate di tarli, mille piedi e cimici. Di conseguenza un buon terzo degli edifici di porco baratto sono crollati fino a formare una pavimentazione raccogliticcia di squallide zone che si dice ospitano i goblin, quindi ovviamente si sono infrattati sotto le rovine e scavando per terra, come usano fare questi gnoblar, in realtà costruivano così le loro... Anzi, per chi non lo sapesse, solitamente gli gnoblar costruivano ai margini della società ogre, quindi ai margini del villaggio dell'accampamento ogre, nella... potremmo chiamarla... nell'etamaio, nella discarica, e insomma, dove finiva tutta la monnezza, loro ci facevano i tumuli, ci scavavano dentro e ci facevano le casette. Quelli un po' meno fortunati strisciavano sotto un pezzo di qualcosa, quindi tendenzialmente avete capito che già, quindi una casa crollata per il gnoblar non regge. Fino a formare, diciamo, ok, io non riesco proprio a capire come gli uomini di pelle verde possano abitare in una tale maniera. Sicuramente la divisione a 2 livelli non può fare molto di più.
Per la notte mi sono fermato in una capanna infestata dalle piattole, non più grande della coffa della bella nave Frowlin. Frowlin. I miei sogni inquieti di un bagno caldo e un letto confortevole condiviso con due belle donnine sono stati costantemente interrotti dagli assordanti mughii che Bragg definisce russare. Comunque è meglio che il brutto blocchi la porta che lasciare i nostri beni indifesi e svegliarsi per scoprire che durante la notte ci è stato sottratto tutto, dalle spade alle calze, dalle agili dita dei Pelle Verde. 21 Sigma Zeit. Sebbene Federico mi assicuri che Porco Baratto è il posto migliore dei dintorni per acquistare dei rifornimenti, non vedo l'ora di partire di nuovo. Questa città puzza di una combinazione di pesce morto e di pelle verde morti che avvizziscono lentamente sui tetti di ogni abituro. Gli abitanti, se si può usare un termine simile per i disgraziati che si fanno largo attraverso il flusso di detriti, si impegnano notevolmente a ignorare il fatto che il loro maltolto scompare nella notte. Delle civette falco, dall'aspetto malandato ma ben addestrate, sorvolano in cerchio le capanne con il compito di piombare sui ladruncoli goblin durante le uscite notturne. La civetta del mio ospite, Bok Bok, è più grande di un segugio, immaginate una civetta che è più grossa di un cane da caccia, può vedere perfettamente al buio ed è perfettamente in grado di individuare un ladro nelle ombre anche senza l'imponente presenza del nostro servitore ogre. Chi viene sorpreso viene legato sul tetto della capanna come delizia speciale per la polizia volatile. Ovviamente lo gnoblar che viene sorpreso a rubare viene inchiodato sul tetto e se lo mangiano vivo praticamente queste civette. Senza dubbio le urla di questi sfortunati, non deve essere una cosa piacevole, servono da monito agli altri che potrebbero avere la tentazione di svaligiare delle sporche capanne rialzate. A mezzogiorno l'intero posto è un pandemonio, un mercato pieno di urla, belati, latrati e grugniti che si espande per più di un miglio in ogni direzione. Devo confessare di essere rimasto nella mia capanna invece di affrontare le strade affollate, fighetto. I cinghiali dall'aspetto feroce che gruffolano liberamente al di sotto delle abitazioni, i malaticci mercanti. Con il senno di poi mi dispiace essermi perso la cosiddetta giostra dei maiali, l'evento durante il quale i nostri mercenari si sono divertiti moltissimo a piazzare scommesse. Ora, se ce lo racconta bene, se no vi dico io che cos'è, non ce lo racconta. Quindi, cos'è la giostra dei maiali? Tendenzialmente prendi due gnoblar e due maiali. Su ognuno dei due maiali ci metti una gnoblar, gli dai, dire, una lancia è roba grossa, in realtà gli dai un bastone appuntito, uno scopino del water, e gli lanci un... tipo Bretogne, i cavalieri, no? Quando fa la giostra medievale, no? La giostra dei cavalieri, no? Ciclope, ecco, solo che lo fai con due maiali, due gnoblar e dei pali accuminati, non lo so, però divertentissimo. 22 Sigmar Zeit. La notte è stata abbastanza tranquilla, in qualche modo uno gnoblar è riuscito a penetrare le difese della capanna del mio ospite mentre un compare distraeva Bragg e la civetta aquila. Si deve essere sparsa la voce che spendevamo monete d'oro perché mi sono svegliato ritrovandomi delle dita sottili che palpavano la saccoccia dei soldi. Mentre fingevo di dormire, Ergo, il nostro buon halfling, si è sporto lentamente verso la padella incrostata di uova della colazione che ha sbattuto sulla testa informe del piccolo ladro con un sonoro clangore che ha svegliato non solo l'intera abitazione ma anche le due più vicine, quindi sbadabang, e quindi sono svegliati anche nelle case vicine. Il Pelle Verde è crollato a terra con un tonfo e con gli occhi e la bocca dai denti aguzzi spalancati, e vedi tu, l'hanno trambato in testa con una padellata. Nonostante il fatto che il nostro piccolo visitatore languisse sopra di me sul tetto, non sono più riuscito a dormire bene dopo aver visto quei piccoli denti aguzzi così vicini alla mia gola. Spero di non incontrare i cugini più grossi di questi Pelle Verde, quindi già i goblin e poi addirittura ovviamente gli orchi, durante il mio viaggio a nord. Mentre si intravede il sole sorgere dal tetto rotto, abbiamo i rifornimenti, io ho la mia solitudine e abbiamo acquistato una coppia di cavalli da soma per la prossima parte del viaggio, le pendici delle montagne. 23 Sigmar Zeit. Abbiamo viaggiato per quasi tutta la settimana successiva attraverso le colline. La terra degli Gnoblar, come conosciuta dagli abitanti di Porco Baratto, sembra abbastanza piacevole, un luogo verde e rigoglioso a confronto del marrone acquitrino della città. Gli è proprio piaciuto Porco Baratto, sto qui.
Questo qui tra l'altro si chiama, vediamo, che non mi ricordo già più, abbiamo detto, Ruben Kalt. Ok. Immagine questo posto un tempo vibrasse delle piccole pesti, ma ora la maggior parte dei rifugi dei goblin di collina sono totalmente deserti. Occasionalmente vediamo volare degli sparvieri, feroci predatori che si cibano non solo degli gnoblar, ma anche dei bambini di porco baratto che vagano troppo a nord. Fantastico. Ciò combinato alla presunta caccia agli schiavi che si tiene a queste parti e alla passione che i cittadini nutrono per lo sport basato sul lancio del giavellotto, chiamato buca piccoletto, potrebbero aver spinto gli gnoblar a cercare un nuovo territorio. Considerazioni altissime, diciamo qui. 31 Sigmarzeit. Come sempre, ci siamo accampati sotto il cielo aperto, freddi e umidi, senza un fuoco che potesse scaldarci. Sia Federico che Bragg mi assicurano che queste colline sono infestate da esseri peggiori degli gnoblar e che faremmo meglio a non attirarli. Devo ammettere, queste tetre allusioni non mi piacciono. Sono un esploratore di una certa levatura e non mi spavento facilmente con le favolette dei Babau e degli uomini neri. Comunque, le notti sono state tranquille. Nel corso della giornata abbiamo superato una carovana degli gnoblar diretti a Porco Baratto, trainata dalle bestie insomma più grandi che abbia mai visto. Secondo Ergo e il suo nuovo amico Ogre, si tratta di un rinocebue. Una massa di muscoli pelosa con un pessimo carattere. Quattro zampe simili a tronchi d'albero, una testa lunga e bulbosa che ostenta due grandi corni e dei piccoli occhietti lucidi che sembravano inchiodarmi sul postro mentre mi passava pesantemente vicino. Alla bestia erano legati i resti di un carro con delle grezze cinghie di cuoio, coperti interamente di ciarpane, perché in questo caso ignobile in particolare, a parte il ciarpane. La rumenta andava dalle padelle deformate ai ciocchi di legno anneriti e ai lucidi finimenti per cavalli e catene, il tutto gelosamente costruito da soffianti gnoblar con dita inanellate e cicatrici dall'aspetto orrendo. Quello era il primo di molti carri simili, tutti collegati a quello di fronte, per formare una carovana di una certa lunghezza che schioccava e rimbombava mentre superava il nostro piccolo gruppo, diretto verso il mercato. Immagino che per un povero pelle verde anche un cucchiaio lucido sia una grande meraviglia di valore. Se solo avessero saputo cosa giaceva al sicuro sepolto nel profondo del mio materasso da viaggio. Dal 1 al 12 Sommerzeit. Mentre viaggiavamo attraverso le colline deserte della terra degli Gnoblar, le giornate trascorrono praticamente prive di eventi. I recinti ora sono dimora solo di cinghiali selvatici e le protti. Io e Ergo abbiamo fatto pratica con gli archi corti dalla groppa delle nostre cavalcature. Il punteggio era di 4 leprotti a 3 a favore dell'Halfling. È sorprendente come il suo essere gravemente ferito non abbia avuto il minimo effetto sulla sua mira, piccolo opportunista pigro. 13 Sommerzeit. Siamo in vista delle sentinelle. Ci siamo mossi velocemente. Queste sono le sole buone notizie relative a questo tratto di viaggio. Questa mattina presto siamo usciti dalle colline nella terra piatta e desolata, nota, non senza una buona ragione, come le distese ululanti. Queste squallide pianure sono costantemente spazzate da un sottile vento infernale che sferza il desolato paesaggio e tira i vestiti e i capelli come dita di perfidi bambini. Con il vento vengono portate voci orribili, che ogni volta che il vento sale di intensità si trasforma in un lamento simile ai lai dei dannati. Che bello che era il vecchio mondo, eh? Anche i nostri cavalli da soma sono nervosi, poiché c'è qualcosa di naturale in questo posto, fatto ovvio anche per il più robusto del gruppo. A vista della contorta infame fortezza nera, a est non aiuta a risollevare i nostri spiriti. Federico ci ha gentilmente elargito storie di schiavisti, nani carnivori, che indossano maschere di ferro e torturano brutalmente e a lungo le loro vittime con strumenti da fabbro. Conciliante per il sonno. Se esiste un briciolo di verità in tutto ciò, posso capire perché la popolazione locale degli Gnoblar ha fatto armi e bagagli ed è partita per le montagne. Va bene essere scemi, ma fino a un certo punto, insomma, anche gli Gnoblar. Intendo fare lo stesso alla prima opportunità, dopo che avremo raggiunto la città tra i monoliti,
appunto le sentinelle, e avremo reclutato le guardie. Le pianure sterili e soffocate dalla cenere e la minaccia di essere resi in schiavitù dai nani demoniaci non aiutano certo nello scoprire che abbiamo quasi finito in Rome. Queste erano brutte cose nel vecchio mondo. 14 Sommerzeit. Siamo arrivati alle sentinelle solo poche ore fa, ma devo assolutamente scrivere degli appunti prima che le mie impressioni iniziali del posto svaniscano. Che città rimarchevole! Non ho mai visto nulla di simile in precedenza e dubito che mi accadrà di nuovo. Due grandi monoliti si innalzano nel cielo, presumibilmente eretti prima dell'alba dell'uomo da una qualche sconosciuta razza di giganti. Attorno a essi sono raccolti altipiani e guglie di roccia naturale e altri monoliti ancora attorno alla base, che formano un sistema di crepacci, tunnel e baratri dove ora riposo. L'intero posto è stato scavato da innumerevoli avventurieri, imprenditori e briganti che corrono avanti e indietro occupati nei loro affari urgenti attraverso i passaggi bui, che mi ricordano fortemente un nido di termiti che un tempo ho incontrato a sud. I beni vengono trasferiti nei cunicoli superiori grazie a grossi paranchi fissati ai fianchi delle pietre stesse. File di carne rossa e pesci secchi corrono lungo ogni pietra, ovunque ci sia un rifugio, come i panni estesi di una lavandaia di Aldorf, e giuro di aver visto tra la carne anche qualche cadavere, è sempre carne, e un costante flusso di malmessi gnoblar che scorrazzano sotto i piedi da una baraccopoli alle tane. Praticamente tutte le fessure, tutti i crepacci sono occupati, non dagli uccelli come si potrebbe pensare, ma dai minuscoli ladri, che si intromettono nel nostro viaggio con allarmante frequenza. Cavalli, muli e rinocebuoi riempiono rozzi recinti situati alle pendici delle pietre, assicurati a grossi anelli arrugginiti, infilati nella pietra e scambiati così di frequente che sembrano cambiare mano ad ogni ora. Di notte, lunghe serie di lanterne che bruciano sego illuminano le vie e le caverne principali, dando al posto una luminosità quasi magica. L'intero posto ferve di commercio, un oasi di colori e luci nella tetra oscurità della pianura. Sui camminamenti principali passeggiano gli ogri, più di quanti ne abbia mai visti in tutta una vita passata nell'impero. Sembrano quasi come qualsiasi altra razza di queste parti. Invece dei goffi e bellicosi buoi ai quali sono abituato, questi ogri sembrano quasi autoconsapevoli, padroni del proprio ambiente e guai a chi si metta sulla loro strada. Mentre dicevo addio a Bragg, mi sono dovuto schiacciare contro un muro di sabbia pressata per consentire il passaggio a un esemplare particolarmente obeso, vestito di fine broccato, ora macchiato di sangue e polvere. Il bruto, pieno di cicatrici e con una smorfia tutta zanne, camminava con un'aria di minacciosa calma che parlava di decadi di combattimenti e di mangiate. Poi voi sapete, se non sapete lo dico io, che gli ogre più panza hai più ovviamente sei rispettato, nel senso non esiste un ogre magro, anzi o meglio c'è una storia riguardo agli ogre magri, ma non vengono più chiamati ogre, vengono emargiti in società, ma anche questa è roba del paesiello, quindi nel caso facciamo una, fate una bella richiesta in carta bollata per il nostro bel paesiello e ve ne parlerà lui. Questi sono gli ogri al soldo, quelli che hanno esperienza nei mondi, quindi sono gli ogri mercenari tendenzialmente. Lui dice, ho visto nella mia vita degli altri ogri, ma tendenzialmente erano un po' come dei buoi, no? Quindi pieni di muscoli, ma docili. Questi invece sono svegli, questi sono pericolosi, questi sono, infatti, sono quelli che hanno girato il mondo e vanno in giro a fare servizi, diciamo così, che possono essere dal combattere allo scortare qualcuno per danaro. Diciamo, questi sono gli ogri al soldo, appunto, quelli che hanno esperienza nei modi dei mercenari per cooperare con noi, imperiali, in cambio di buon vecchio oro, senza soccombere ai bisogni di mangiarci nel letto. Al bisogno, scusate, di mangiarci nel letto. Perché giustamente un ogri dice, gli viene fame, mangia pure te, ma che c'è dei grossi problemi in questo. 15 Sommerzeit. Oltre ai rifornimenti più comuni, per un viaggio simile, ho avuto un po' di fortuna nel reclutare una banda di ogri mercenari, che i loro fattorini gnoblar chiamano mangiauomini, che ci guidi nell'interland dei regni degli ogri. La tribù dei Mordiocchi, bel nome anche lì, guidata dal tristemente noto Malron Mordiocchi, protegge le carovane dell'impero da più di 60 anni ormai. Per procurarsi i loro servigi è bastato solamente dare ascolto al fattorino gnoblar giusto e dargli uno pfennig per portarmi dal suo padrone. Un bruto ferocemente orrendo, con bruciature lungo il lato destro del volto, che a volte risponde al nome di Trug, il sordo. A volte risponde sordo.
anche se ho dovuto urlare a pieni polmoni per farmi sentire, da Trughi il sordo, era incline a fidarsi di me, apparentemente a causa dei miei problemi di peso. Il fatto che sei grasso o no, lo vede come una cosa positiva, giustamente. Devo ammettere che in precedenza non avevo mai trovato vantaggiosa nelle negoziazioni la circonferenza della mia vita, ma dopo aver riso a lungo e con gusto nei confronti della cosina grassa e del suo piccolo compagno rotondo, cosa che evidentemente presso i circoli degli ogri equivale al picco dell'acume, Trug, cosa rotonda immagino sia l'Halfling, visto che sono anche ben pasciuti, Trug e i suoi compagni ci hanno proposto un prezzo decente per i loro servigi. Li ho ingaggiati sul momento, mangiando dallo stesso pezzo di carne cruda di Trug per suggellare il patto. Abbastanza disgustoso. Tartare, che fighetta dell'impero. Tartare è sempre buono. Carpaccio, no, che mangi crudo. Fidetto al sangue, al burro, e anche qui. Sono ancora in possesso della mia metà della carne, mentre sto scrivendo. Sta imbrattando di appiccicoso sangue freddo la paglia del pavimento nella caverna che ho come stanza. Anche se non ho alcuna intenzione di mangiarla, non oso gettarla nella strada, poiché un ognobler curioso potrebbe riferirlo a Trug e io mi ritroverei a fare da pezzo di carne per il suo prossimo ingaggio. 18 Sommerzeit. Dannazione, se marciano questi ogri. Anche se un buon cavallo che tiene loro dietro, ho così tanti dolori provocati dalla sella che posso a malapena sollevare la penna. Tuttavia devo registrare il nostro metodo di attraversamento del fiume Rovina. Abbiamo attraversato a circa 2 miglia a sud dalla strada d'Avorio, dove il fiume inquinato rallenta fino a velocità guardabile. Ho intravisto pezzi rotti di metallo arrugginito nelle sue profondità e occasionalmente qualche cadavere spunta tra i relitti che galleggiano e l'aria è colma di un tanfo acido. Perfetto per farci le vacanze. La schiuma giallastra che ribolle lungo le rive del fiume ha raschiato via persino il lichene nero più resistente, così comune in questa terra. Nessuno voleva guidare la nostra piccola caravana dentro quelle acque. Così quando gli ogri si sono stufati di sentire lamentele, ci hanno portato dall'altra parte. Poi i cavalli, poi i bagagli e infine i carri. Prendi il cavallo, prendi l'uomo, prendi il carro e lo porti là. Provaci. La forza di quei bestioni è incredibile. 20 Sommerzeit. La prima delle montagne incombe in lontananza. Si tratta di una delle più piccole dei regni, secondo Trug, ma comunque mi sembra abbia le stesse dimensioni del confine del mondo. La chiamano Monte Orso. Una delle nostre guardie ogre aveva una denti a sciabola che ci assicura avrebbe scacciato un qualsiasi orso normale. È tipo il gattino da compagnia, no? Però mangia gli orsi. Abbiamo iniziato ad arrampicarci con lena, muovendoci in fretta. Penso che avremmo molto di più di cui preoccuparci dell'occasionale caduta di sassi da una sporgenza o delle serie di occhi cisposi che scrutano dalle fenditure dei fianchi se non fossimo circondati da ogri mercenari dell'aspetto terrificante. Vedi tu. La situazione però ha cominciato a farsi sempre più difficile quando abbiamo raggiunto una biforcazione del sentiero. Trug e il suo secondo Yuri hanno avuto una lunga e accorata discussione a riguardo della direzione da prendere. Anche se mi ha dato l'opportunità di aggiungere ulteriori dettagli alla mappa che ho iniziato a disegnare, nessuno dei due ogri voleva cedere terreno e la loro piccola discussione ben presto ha attirato il resto degli ogri mercenari, che hanno tentato di sottolineare le proprie opinioni con il volume invece che con la ragione. Metodo ogri, ovviamente. Intravedendo la piega che gli eventi stavano prendendo e temendo di ritrovarmi protetto da una squadra di invalidi irritabili invece che da un gruppo di mercenari ben addestrati, ho tentato di intervenire. Secondo me non è stata una buona idea. L'ho fatto saltando su e giù, sventolando le braccia, per tentare di attirare la loro attenzione sul clamore, e non riuscendoci mi sono arrampicato sul carro di testa. E ho suonato il potente corno a volume così alto da ottenere l'attenzione di tutti, incluso Trughi il sordo. Bravo! E adesso cosa succede secondo te? Si sono voltati all'unisono con un aspetto decisamente feroce e scontento. E devo confessare che me la sono quasi fatta sotto appena ho compreso che cosa avevo fatto. La vista di 6 ogri arrabbiati che mi osservavano con chiara ira mi accompagnerà fino alla tomba. Non di meno ho ottenuto l'effetto desiderato, interrompendo la lite, anche se nessuno ha ascoltato che cosa avevo da dire dopo che avevo suonato il corno. Con mutuo consenso silenzioso si sono diretti lungo il pendio montano per risolvere le proprie differenze nella tipica maniera degli ogri. Ho mandato Ergo, il nostro buon Alfling, a spiarli,
Quindi potrò descrivere il mio pugno questo rituale, anche se chiunque sia dotato di un buon paio di orecchie può udire le urla e i grugniti senza problemi. Stanno andando avanti da più di mezz'ora ormai, devo confessare che sto iniziando a preoccuparmi. Frederico dice che può vedere delle sagome nel buio, piccole forme veloci che si fanno più vicine di minuto in minuto. Temo sia giunto il momento di posare la penna e brandire il pugnale. Quindi amici, noi ci vediamo invece alla prossima puntata con il nostro buono Ruben Kite e vedremo come prosegue il suo viaggio nella terra degli ogre. Per questa puntata di Amarcord è tutto, ci vediamo alla prossima, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al nostro canale se ancora non lo avete fatto, ditelo anche ai vostri amici ma soprattutto alle vostre amiche, iscrivetevi al nostro pagina Facebook, al nostro profilo Instagram, mettete la campanellina su YouTube una volta vi siete iscritti, così sarete sempre informati delle nostre live dirette piuttosto che nuovi video che usciranno e ci vediamo presto, ciao! Quanto ci riguarda, signori, ci vediamo alla prossima puntata, sempre con Amarcord, vedremo come proseguirà in questo caso il viaggio del nostro buon, non me lo ricordo già più, quindi la rifaccio, mi viene da dire Yurikeki, non so perché, ma questo non mi sta simpatico, ok.